And her world is not enough. She's a Ciao a tutti e benvenuti su questo canale. Il mio nome è Gina e oggi volevo parlare con voi della legge dell'attrazione universale. Allora, questi giorni ho pensato tantissimo a come trovare il modo più facile per far capire qual è il processo in modo più semplice possibile, ok? Quindi se riesci a capire questo video fino in fondo, non a livello intellettuale, perché quello si capisce subito, ma a farlo vostro, secondo me riesco a farvi capire quanto è facile. Allora, prima di tutto abbiamo sempre detto che bisogna essere coerenti e avere una routine, essere disciplinati, perché non può sempre piovere, giusto? A un certo punto smetterà anche la pioggia e uscirà il sole. Arriverà anche il nostro turno, ok? Come non può essere sempre soleggiato ogni giorno, come non può piovere tutti i giorni. Quindi ogni giorno è diverso da un altro e noi lo sappiamo, come noi tutti siamo tutti diversi da un altro. Allora, noi dobbiamo capire che è molto facile cadere nella trappola della mente conscia, dell'ego. Quella è passato tutto tempo e non vedo le mie cose. Dov'è sono? Perdono la fiducia e si arrendono. Non devi mai arrenderti, anche se non vedi il risultato subito. Ma ti posso dire che un giorno arriverà. Anche la pioggia dopo la siccità, se non sei coerente e ripetitivo con le varie affermazioni, con i messaggi subliminali, con le tue visualizzazioni, non riesci a portare il risultato a casa come vorresti. Io credo che le persone che rinunciano sicuramente desiderano veramente ciò che vogliono, ok? Ma cadono, come dicevo poc'anzi, nella trappola del tempo e dell'ego e che continua a dirti: è passato un mese, cinque, un anno, due, senza capire che per l'universo il tempo non esiste, non c'è. È tutto qui e ora. Bisogna capire che la mente che crea e che il subconscio, che è la mente che crea, non opera in questo spazio del tempo lineare, ok? Per la mente subconscia non esiste il tempo, ok? Tutto è qui e adesso. Noi siamo stati addestrati, abituati dalla mente logica a pensare al tempo cronologico, al tempo lineare, ok? Ecco perché molte persone si fermano. Perché nel subconscio non c'è nulla del genere come il tempo, tutto è qui e ora. E tu puoi superare il tempo cronologico se inizi a convincere la tua mente che puoi farcela e che l'unico tempo che esiste è ora, ok? Quando inizi a vedere tutto da questa prospettiva, liberi molta energia, molto spazio e rilasci la resistenza, ok? Perché è quello che ci ferma in fondo. Quello che ci ferma a noi è la resistenza che facciamo, ok? All'attaccamento al risultato, ok? Non abbiamo fiducia, non abbiamo fede. La verità è che quello che desideri non può essere lontano da te. Le cose che desideri sono parte di te, parte di noi, sono connesse a noi. Perché sono noi, sono te, ok? Se tutto è uno, ci avete mai pensato a questo? Che quello che vuoi è già tuo? Allora, io volevo farvi un'analogia, piccolissima, per darvi un esempio quando vi dico quello che vuoi è già tuo adesso. Noi siamo come il cane che si morde la coda. E lo sapete, ve l'ho già detto, perché il cane cerca di prendersi la coda, perché
perché il cane non lo sa che la coda è parte di se stesso. Allora, noi come il cane cerchiamo di trovare qualcosa che è già nostro, perché siamo stati programmati così a non vedere la fotografia completa. Quindi, quando vi dico che quello che vuoi è già tuo, è come il cane che lui non lo sa che la coda è sua, è proprietà sua, è insieme a sé, è tutt'uno con sé, ok? Non lo sa, lui cerca di prendere questa coda e gira e rigira perché non lo sa che fa parte di lui, ok? La stessa cosa anche noi. Noi non ci rendiamo conto che siamo già perfetti adesso e vi ho fatto quel discorso in cielo come in terra, cioè nel senso a livello energetico e a livello orizzontale. A livello verticale tu sei già perfetto adesso, sei già connesso a ogni cosa adesso, ok? Noi siamo proiettati in questo corpo per fare questa esperienza, ok? Quindi a livello energetico, nella tua vera essenza, nella nostra vera essenza, siamo connessi a ogni cosa, adesso. Siamo parte di ogni cosa, ora. A livello del corpo, come proiezione di individualità, ok? Noi ci vediamo separati. È come dire che tu sei una goccia in un oceano e fai la tua esperienza come goccia, però sei parte dell'oceano. Quello che dovremmo capire noi è che tu sei l'oceano, ok? Solo che fai questa esperienza come goccia. Mi spiego? Ok, quando vi dico che quello che cerchi è già tuo, ricordatevi sempre che il cane gira e gira e rigira per prendere qualcosa che è già suo. Se noi rilasciassimo questo pensare dell'ego dov'è, allora le cose arriverebbero più facilmente perché hai fede che è già tuo. Ok? Ora cercherò di spiegare ancora in modo più semplice possibile, ok? Se tutto è uno, ci avete mai pensato che quello che vuoi è già tuo, come dico sempre io? Se vuoi la salute, lo hai già. Se vuoi avere successo, è già tuo, ok? Perché quelli che non capiscono quello che ho appena detto, lo spiego ancora, anche se l'ho già fatto. Fa niente, c'è talmente tanto materiale su questo canale che se solo lo si segue come si deve, espande talmente tanto la consapevolezza che per forza devi fare il cambio in percezione, ok? Ammettiamo che sei al parco e che c'è un piccolo laghetto lì pieno di pesci, ok? Loro sono lì che interagiscono uno con gli altri e tu li osservi e poi vedi un altro di un altro colore e così via. E mentre li osservi ti rendi conto che tutto è connesso, ok? Che tutto è in armonia, ok? E mentre osservi ciò, nulla ti può influenzare, ok? Internamente, a livello emotivo, come una cosa fisica. Okay? In altre parole, tu sei l'unica persona che sta osservando tutto ciò che succede nel loro mondo e quindi questo non può influenzare te perché tu li stai solo osservando, ok? Non puoi sentire dolore osservando i pesci, non ti sentirai come se ti stessero controllando perché li stai solo osservando, giusto? Okay, non so se mi spiego bene, però cerco di farlo. È la stessa cosa con la nostra consapevolezza, ok? Per i nostri pensieri. Per esempio, se vuoi i soldi, tutto quello che devi realizzare
è questo. Tu puoi osservare te stessa o te stesso desiderare i soldi, ok? Poi osservi i tuoi pensieri, ok? Tu lo puoi fare, ok? Ma i nostri pensieri, i tuoi pensieri non possono osservare te, ok? Perché i pensieri non esistono senza di te che li osservi, ok? I soldi non possono esistere senza di noi che li osserviamo, ok? O la casa, o la macchina che vuoi, o la carriera che vuoi, perché tu sei l'osservatore, noi siamo l'osservatore di quello che proiettiamo. Senza di noi non c'è nulla. Quindi se io sono l'osservatore, sono il creatore, giusto? Sono colui che percepisce queste cose, giusto? Ora, se sono l'osservatore, sto generando questo campo di consapevolezza, giusto? Di coscienza, questo campo di realtà, giusto? Ora, come faccio che quel campo di realtà sia la mia esperienza? Questa è la domanda magica. Mi spiego. Perché questo è molto importante? Ora, sono l'osservatore, sono colui che sta vivendo questa esperienza in questa osservazione. Ora, come faccio a portare ciò che desidero nella mia esperienza? Allora, il primo passo per farlo è questo. Sentite attentamente. Se vuoi creare, portare le cose nella tua vita più facilmente, questo è molto importante, anzi è importantissimo. Il primo passo è rendersi conto che la cosa che desideri non può essere laggiù, ma deve essere qui, qui dentro di te, qui con te. Tu stai creando quella cosa, ok? In altre parole, tu sei l'unica persona che puoi darti il permesso di avere 1 milione o 10 milioni, ok? Tu sei l'unica persona che può darti il permesso di vincere, di comprare, di vendere, di avere successo, eccetera, in tutto quello che desideri, perché la tua osservazione, la nostra osservazione crea un'esperienza. L'esperienza arriverà prima nell'aspetto mentale, ok? E poi segue l'aspetto fisico ed è così che le cose vanno. Ma tante persone, tanta gente non lo capisce perché saltano il primo passo, e cioè quello mentale. Che il creatore sorpassano l'aspetto mentale, ok? Riescono a sperimentarlo nei pensieri, nei desideri, nell'emozione, nelle sensazioni, ok? Ma sentono l'aspetto tridimensionale, fisico, e falliscono. Perché? Perché guardano l'aspetto fisico. Lo cercano, ok? Quando lo stai cercando nella forma e il tuo desiderio, ok? Lui non ti sta cercando, non sta cercando te, si sta allontanando da te. Quando lo stai cercando, non lo si farà vedere. Quando te lo aspetti e sai di essere parte di te, la coda, ok? Sai che ce l'hai già. Allora si farà vedere come l'esperienza fisica. Allora si farà vedere come un'esperienza fisica di cui tu fare esperienza, ok? Tanti perché falliscono? Perché non creano l'esperienza mentale, ok? Con le visualizzazioni. Allora, i video, le informazioni, i mantra, i messaggi subliminali, le affermazioni, scrivere, eccetera, aiutano tantissimo.
Ma le persone non capiscono che quando le cose si creano è un processo ordinato, ok? Ricordate che l'universo è un codice di autocorrezione, ok? Ogni pezzo del puzzle deve andare al suo posto, deve entrare in quella perfetta equazione matematica. Il segreto è che molte persone cosa fanno? Entrano nell'esperienza mentale e poi prima che l'esperienza fisica arrivi, ok? Prima che la manifestazione fisica entra nella forma, diventano ansiosi, impazienti, dubitano e quindi si fanno fregare dalla mente conscia. Bisogna andare in giro con la sensazione di sapere che è già tuo. Allora, molti chiedono, ma come faccio a sentire ciò che voglio se non l'ho mai avuto? Allora, qui devo dire che questa è una cosa personale, ok? Perché io posso sentire le cose per me in un modo diverso. Che tu puoi avere, ok? Perché tutti noi abbiamo la nostra percezione e vediamo il mondo a modo nostro, ok? Non tutti lo vediamo uguale. La mia consapevolezza, come la tua, è individuale, ok? C'è quella di gruppo, sì, ma c'è anche quella individuale, perché noi siamo un frattale di una coscienza collettiva, ok? Quindi non ci sono sentimenti universali, unici, per qualsiasi cosa si voglia, insomma in generale il tuo corpo, la tua coscienza unica, la tua esperienza unica, i tuoi sentimenti unici dettano qualunque cosa, come per esempio alcune persone. Quando succede qualcosa nella loro vita, che ne so, io sono super eccitati, altri piangono, altri gridano, insomma, ognuno ha un suo modo, una sua impronta unica. In tutti i sensi l'impronta, ok? Di come reagire e come sentire con le proprie emozioni. O come reagire allo stesso problema, ok? Per esempio, ecco perché devi andare dentro di te per capire la tua mappa interiore, come reagisci tu a quelle cose. Allora, come bisogna sentire senza averlo? Tanti mi chiedono appunto come sentirlo senza averlo. Allora, prima di tutto bisogna capire ciò che vuol dire. Allora, prima di tutto bisogna capire che viviamo in un mondo collettivo di immagini che il nostro cervello genera come segnali e diventa realtà. Questi segnali. Tu e io trasmettiamo informazioni alla nostra coscienza, ok? E queste informazioni entrano nel nostro cervello come percezione, ok? Secondo, quello che percepiamo nel nostro mondo, secondo il nostro cervello e il nostro subconscio, lo abbiamo già. Ma come dicevo, prima ce l'abbiamo come esperienza mentale, ok? Non di meno bisogna capire che ce l'hai, ok? Perché bisogna capire che il mentale diventa sempre fisico. Ascolta bene, ok? Il fisico non può venire prima del mentale, ok? Non può esistere la manifestazione fisica, non può entrare nella forma se prima non ne fai esperienza mentale, giusto? E come rispondere alla domanda come sentirsi senza averlo? Ecco perché ti dico che tu ce l'hai già. Dal momento stesso in cui inizi a percepirlo, desiderarlo,
visualizzarlo, ce l'hai già come esperienza mentale. La fisica quantistica mostra chiaramente questo e non c'è discussione da fare per quanto riguarda questo punto, ok? Sentite qui, niente può entrare nel mondo fisico della forma senza prima entrare nell'aspetto spirituale e poi trasmutarsi in un mondo fisico, ok? Tridimensionale, quattrodimensionale con il tempo, ok? Nulla avviene al mondo se non in questo modo. E se credi diversamente, la tua mente si sta sbagliando, il tuo ego ti sta facendo un trucchetto. Ecco perché bisogna capire la fisica quantistica, la neuroscienza e come funziona la realtà. Ecco perché facciamo tutto questo continuamente, per cercare un modo più facile per capire, ok? Per darvi la fiducia in voi stessi. Allora, prima ce l'hai nel mondo mentale, qui è la tua mente, non qua, qui è il cervello. Ed ecco la risposta a come sentirsi senza averlo. È lo stesso processo, qualsiasi cosa ti fa sentire nel momento che lo pensi, nel momento che lo visualizzi, ok? Che sentimenti? O nel momento che lo scrivi? Quello è averlo. Sentirlo, quindi qualunque cosa visualizzi nella mente, quella è l'emozione di averlo, ok? E così emerge la sensazione di averlo. E il prossimo passo sarà quello di arrivare nella forma, nel fisico, nella tre dimensioni, quattro più il tempo, ok? Mi sono spiegata? Allora, mi seguite fino qui? Allora, il punto cruciale è questo. Per poter padroneggiare il gioco, e quelli che l'hanno capito, hanno capito che cosa? Che cosa ci separa uni dagli altri? Che cosa hanno capito gli altri? Quelli che hanno successo, quelli che hanno capito cosa? Che devi avere queste tre cose per manifestare. Questo è il punto cruciale che bisogna capire. Ci vogliono tre cose per avere successo. Prima di tutto, di avere fede. Secondo, avere pazienza. E terzo, avere persistenza e ripetere continuamente la ripetizione di questo processo di visualizzazione, di scrivere, di vedere continuamente, di bombardare il tuo subconscio con i messaggi subliminali per togliere ogni resistenza, di ogni credenza nella scarsità, ok? E comunque sentire questi video che noi facciamo non una volta sola, ma più volte, e se proprio non li volete sentire, allora prendete un libro che vi carichi, che vi motiva, no? Ok? E sentitelo e leggetelo continuamente. Che dice gli stessi concetti tantissime volte, perché è quello che deve fare, ok? Tutto questo materiale che noi seguiamo e facciamo è darvi la fiducia, la fede, ok? Che è così che si manifesta tutto ciò. Così non diamo spazio alla mente conscia a bombardarci di dubbi, ok? Se ce l'hai nella mente, se lo stai visualizzando, è già tuo in quel momento, è già tuo, in quel preciso istante è già tuo. E quell'emozione che ti produce visualizzarlo, quello arriva. Dopodiché bisogna stare in armonia con tutto ciò, ok? Ricordatevi sempre a che cosa date la vostra attenzione. E guardate che questi tempi
Sono tempi di grandi cambiamenti, di profondi cambiamenti, meravigliosi cambiamenti, anche se sembra diversamente. Non scoraggiatevi e non date la vostra attenzione a quello che c'è, ok? E a quello che non volete nella vostra vita. Non giudicate. Cercate di puntare la vostra attenzione verso ciò che volete, non verso ciò che non vi piace, ok? Anche quello che ci fanno vedere nelle varie trasmissioni che non vi piace, non li guardate, non vi impressionate delle cose che non vi piace. Perché? Perché contribuiamo a far aumentare ciò che non ci piace, ok? Cercate di costruire il vostro mondo come volete voi, un mondo meraviglioso, senza giudicare. Ricordatevi sempre ciò che vi ho detto, che non bisogna giudicare, perché non puoi non servire il creatore, qualsiasi cosa tu faccia, ok? E stare alla larga da ciò che non ci piace. Ok? Io mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto con il prossimo video. Grazie mille e a presto. Ciao.